Volevamo chiederle se per caso conosce la poesia algherese. No, in realtà io sono di Tiesi, quindi frequento Alghero ovviamente d'estate, però e quindi qualche amico algherese ce l'ho, però la poesia in algherese non la conosco perché l'algherese non è che lo capisca tanto bene. Però insomma, naturalmente è molto interessante questo convegno perché poi al di là poi della lingua si è parlato delle così minoranze linguistiche e noi come sardi siamo una minoranza linguistica, ma al di là di questo, come è stato molto ben detto, ci sono tante realtà, la Sardegna è molto ricca di queste realtà e quindi questo convegno è stato sicuramente molto interessante e davvero dovremmo promuoverne più spesso. Grazie. Buonasera. Volevamo sapere se secondo lei c'è un rapporto tra la poesia algherese e quella logudorese. Ma questo rapporto proprio di lingua non ho... Un rapporto sia linguistico che culturale, magari, da un punto di vista anche... Linguistico ovviamente no. Culturale sui temi, sì. I temi si ripetono, quindi c'è un... Anche con canzoni, con... Prima di oggi lei conosceva la poesia algherese? Sì, qualche poesia la conosco, sì. Grazie. Buonasera. Per caso lei prima di oggi conosceva la poesia algherese? No, assolutamente no. E pensa che tra la poesia algherese e quella logudorese possa esserci qualche legame? Ma io penso che la poesia abbia sempre un legame. Quando si parla di poesia è parlare di amore, è parlare di gioia, è parlare di cultura. Ok, quindi lei non ha mai visitato il sito poesiaalgheresi.it? No, prima di oggi non ne avevo, conoscevo qualche cosa, qualche filastrocca algherese quando io lavoravo in una radio in lingua sarda. Va bene, grazie. Buonasera. Buonasera. Volevamo sapere se lei conosceva la poesia algherese. No, in realtà no, però ne ho sentito molto parlare in precedenza. Per caso pensa che ci possa essere un legame tra la poesia algherese e quella logudorese, anche tra quella che voi cantate? Il legame sicuramente c'è, però non sono sicuramente la persona giusta a ricercare questi legami. Quindi lei non aveva mai visitato il sito poesiaalgheresi.it? No, sono all'oscuro. Grazie. Buonasera, volevo chiederle se conosce la poesia algherese, se la conosceva già da prima di oggi. Sì, la conosco già, perché sono di Alghero, ho approfittato di questa occasione per sentire il connubio tra la poesia algherese e la poesia logudorese o sarda in generale. Questo mi è piaciuto e sono venuto per questo. Quindi ovviamente pensa che ci siano dei legami tra la poesia algherese e quella più comune logudorese? Penso di sì, perché la poesia non ha confini, la poesia si scrive in un modo, però quello che parte poi il cuore sono i sentimenti e la sensibilità di ognuno, poi la lingua è chiaramente relativa, per quello è certo. E prima di oggi ha mai visitato il sito poesiaalgheresi.it? Purtroppo questo devo dire di no, non lo conoscevo e oggi ho avuto questa grande novità, mi piacerebbe successivamente poterlo magari visitare. Certo. Molte grazie a voi. Buona serata. Allora, volevo chiedervi se conoscevate la poesia algherese. Ovviamente certo. Penso di sì. Sì. E volevo anche chiedervi se per caso riteneste possibile un legame tra la poesia algherese e quella logudorese o in generale con la poesia sarda. Penso che nel campo della poesia sia fattibile tutto. È una delle, diciamo, delle arti che effettivamente possono essere anche espresse in maniere diverse, come la pittura. Infatti in questo caso la poetessa Pinuccia Ginesu, a mio parere, non solo scrive poesie, non sono solo rime, sono proprio dei dipinti, sono le pennellate proprio dalla città d'Alghero, dalla sua città. Gli stralci della città di Alghero, quindi immagino che voi comunque abbiate visitato il sito poesiaalgheresi.it. No, ancora non l'abbiamo visitato. Potete magari averne l'occasione. Grazie. Volta. Prima di oggi conoscevate la poesia algherese? Proprio la poesia? No, qualche canzone al limite, ma la poesia no.
E comunque anche dopo l'esperienza di oggi, pensate che possano esserci dei legami tra la poesia algherese e quella logudorese o comunque la poesia sarda? Ma legami non ne vedo molti, però sono due cose diverse, comunque belle. Ok, grazie. Prego.